speciale, ricordare al mondo che è Natale. Se mettiamo ali al nostro cuore, saremo... C'era una volta, in una fredda mattina d'inverno, un piccolo villaggio avvolto dalla neve. In questo piccolo villaggio ci abitavano due fratellini, Simone, un vivace bimbo di quasi 4 anni, e Samuele, suo fratello più grande. Entrambi erano entusiasti per l'arrivo del Natale. Un giorno, mentre giocavano fuori nella neve, la loro amabile nonna Nina li chiamò. «Ragazzi, seguitemi, ho una sorpresa speciale per voi», disse con uno scintillio nei suoi occhi gentili. Così i tre, i due fratellini e la loro nonna, si incamminarono attraverso la foresta innevata vicino al loro villaggio. Mentre si addentravano tra gli alberi coperti di neve, cominciarono a sentire strani rumori provenire da un boschetto. Erano già dentro la foresta incantata, un luogo magico popolato da animali amichevoli e anche da animali cattivi. Incontrarono prima un simpatico e saltellante coniglio di nome Saltino, che li guidò attraverso il sentiero innevato. Poi fu la volta di un saggio gufo di nome Antonio, che apparve improvvisamente tra i rami degli alberi, raccontando loro di una missione importante, la missione dell'abete luminoso. Purtroppo era successo che un antico e meraviglioso albero magico, l'abete luminoso, aveva perso la sua luce a causa di un gnomo delle ombre. Determinati a riportare la loro magia al villaggio prima dell'arrivo del Santo Natale, Simone, Samuele e nonna Nina, seguiti da alcuni animali amici, tra cui un dolce cerbiatto di nome Bambi e un orso gentile di nome Bruno, si incamminarono. Navigarono attraverso le sfide della foresta, affrontando le astuzie del lupo cattivo e della volpe maliziosa. Ma grazie all'aiuto del forte e grosso orso gentile di nome Bruno, riuscirono finalmente a riportare la luce al meraviglioso abete luminoso. La magia natalizia ritornò nella foresta, poiché l'abete luminoso riacquistò la sua lucentezza grazie all'azione dei due fratellini, di nonna Nina e del forte orso Bruno e del saggio gufo Antonio. Ormai tutta la foresta risplendeva di magia natalizia e i due ragazzi e la loro nonna tornarono a casa con i cuori pieni di gioia. Così, in quella notte fredda nel loro piccolo villaggio, quel Natale fu il più magico di sempre. E la storia di Simone, Samuele, nonna Nina, del coniglio Saltino, del gufo Antonio, dell'orso Bruno e di tutti gli altri animali buoni della foresta diventò una leggenda che veniva raccontata ogni anno portando sorrisi e speranza a tutti.